Festival di Sanremo, Casa Sanremo, e incontriamo anche il cantante di un gruppo giovane che sono qui per presentare il loro primo, presumo, singolo, ma anche per ricevere un premio. Ci dice tutto, però, il cantante appunto di questo gruppo nuovo che si chiama? Nabusa, io mi chiamo Davide, è un piacere essere qui. Allora, partiamo naturalmente dal singolo, immagino che sia il singolo d'esordio, sì, vostro, sì. Anche se avete già alle spalle qualche esperienza, anche abbastanza importante. Certo, abbiamo avuto l'onore di aprire i Dire Straits The Legend 4 dicembre a Ferrara, siamo qui in promozione radiofonica, siamo ospiti di parecchi eventi collaterali al festival, saremo premiati dall'Area come miglior progetto discografico emergente sabato. E questo brano appunto farà parte di una compilation veramente importante che è dedicata a Enzo Ferrari, che uscirà a metà marzo, e saremo accostati a nomi forti, italiani e internazionali, quindi siamo veramente contenti. Antonio Esposito, gli Scorpio, Paolo Meneguzzi e altri. Mi sembra che abbia già detto tutto, possiamo andare a casa? No, no, senti, quindi Sanremo è ancora vista come una vetrina molto importante. Sanremo è la vetrina, cioè fai un talent, però io sono troppo vecchio, poi siamo un gruppo che suona, quindi non ci fanno fare neanche i talent, o vai a Sanremo, c'è poco da fare. E c'è spazi live? Sì, sì, spazi live, noi siamo sempre in giro, suoniamo, pub, è quella la musica alla fine. Come si realizza oggi un singolo? Che lavoro c'è dietro? Ma secondo me deve nascerti l'idea. Tu parli a livello di composizione oppure proprio come si... Sì. Entrambe. Comunque devi avere un'idea, che sia melodica oppure di testo, e poi ci giri attorno. Per esempio questo brano, io, dato che ogni volta che arrivavo sotto i lampioni si spegnevano, ho detto forse sono il mago dei lampioni spenti, e da lì è nata sta cosa, è nata Biancaneve. Poi secondo me prima un riff, poi la frase giusta e poi ci giri attorno, almeno io faccio così poi. Avete in previsione anche un album? Abbiamo già un EP, però stiamo definendo le ultime cose. Sarà presto fuori. Dove troviamo informazioni su di voi? Nabusa, www.nabusa.it, Facebook, MySpace, ci siamo dappertutto. E lo possiamo acquistare dove? Su iTunes.